Ecco, dammi la Vai, linea. siamo in linea, ragazzi. Bene. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Spazio Aperto. Vi parla Ugo Lombardi, Antonella Incalon in questo momento non c'è. La radio è la Radio Science con la regia di Rosario Moreno, che salutiamo. Salutiamo Radio Pianeta TV e il responsabile Massimo Bonella. Stasera abbiamo un importante ospite, un ricercatore internazionale. Pier Giorgio Caria, a cui rivolgeremo delle domande circa gli ultimi pittogrammi che sono apparsi, credo, in Inghilterra. Adesso ci faremo dire da lui spiegare quali sono le ultime novità con le ultime interpretazioni. Intanto diamo la linea subito a Massimo Bonella per le notizie, ultime notizie. A te, Massimo. Grazie al dottor Ugo Lombardi, saluto anche la regia centrale Rosario Moreno. Prendiamo la linea alle 18:33 qui da Radio Favaro Veneto, Non Stop News, cioè con la testata giornalistica di Pianeta Oggi TV online, per una news che è arrivata in questo momento. Dunque, why not? Il Tribunale di Salerno ha praticamente assolto tutti. Sono stati assolti. Dunque, sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste, i sei imputati del processo che si è celebrato a Salerno, basato sull'ipotesi che le inchieste Why Not e Possidone condotte da Luigi De Magistris. Dunque, su questa notizia ci ritroveremo alla fine della trasmissione. Veniamo alle altre degne di rilievo per quanto riguarda la giornata di oggi. Dunque, un'altra in primo piano: l'infermiera di Piombino, è stato annullato di fatto l'arresto. Il Tribunale del Riesame di Firenze, secondo quanto si apprende, avrebbe annullato l'ordinanza di arresto per Fausta Bonino, l'infermiera di Piombino in carcere dal 31 marzo scorso. La donna era stata arrestata con l'accusa di aver provocato la morte di 13 pazienti del reparto di rianimazione dell'ospedale di Piombino. Al tribunale del riesame era ricorso il legale dell'infermiera norvegia. Dunque, il tribunale di Oslo ha stabilito che i diritti umani di Anders Breivik, l'autore della strage di Utøya del 22 luglio 2011, quando uccise, ricordiamo, 77 persone, sono stati violati in carcere. Il tribunale ha sentenziato che Breivik sta subendo trattamenti inumani e degradanti, in quanto viene mantenuto in isolamento totale da circa 5 anni. Nella dichiarazione del tribunale si legge che la Corte è giunta alla conclusione che il regime carcerario implica un trattamento inumano del detenuto, legittimo invece il controllo della posta. Vediamo rapidamente, non voglio farvi portare via troppo tempo. Vediamo un attimo la homepage della no nostra testata pianetaoggitv.net da Venezia. Abbiamo un comunicato stampa di carattere locale, Chianciano Terme informa. Poi a seguire abbiamo un video in esclusiva in lingua spagnola, Apparizione della Vergine. Poi a seguire il settimanale Pianetaoggi Reporter, dal titolo Il dramma dei migranti, con l'intervista a Lorena Caligo, infermiera professionale, che praticamente è stata lì durante i momenti in quelle zone del Mediterraneo, durante i momenti di salvataggio. Un'intervista molto importante che invito tutti a cliccare sul video ed ascoltarla. Poi a seguire abbiamo una notizia anche dai nostri connazionali che vivono nell'Istria slovena, quindi Unione Italiana informa. E poi ancora abbiamo altre informazioni a carattere locale, poi un importante video che è stato girato a Gemona per la tutela dell'ospedale, perché vogliono chiudere questa struttura. Da evidenziare, come si sente anche nel video, che non c'era nessuna presenza sindacale. Dunque, ultima segnalazione, l'altro settimanale con l'intervista a Pier Giorgio Caria, ricercatore, reportagista, noto a livello internazionale,
che è stato intervistato dalla dottoressa Maria Marzullo, presidente dell'associazione Terra Mater, blog terramater.it, il sito internet per qualsiasi persona che volesse andare a visionarlo e approfondire le tematiche che vengono trattate. Tra altre cose, ricordo tematiche anche molto importanti. È tutto alle 18.37. Restituisco la linea a Bari, direttamente a Bari, a Ugo Lombardi per la conduzione di Spazio Aperto. Noi ci sentiamo al termine intorno alle 19.25, minuto meno, minuto meno. A te, Ugo. Grazie Massimo, io la restituisco credo a Rosario perché de deve fare alcune comunicazioni, credo. Perfetto, ti ringrazio Ugo. Allora, comunicazioni di servizio, volevo dire subito che per chi volesse mettersi in contatto con noi, oltre al numero di telefono 0422 16 26 622, può mandarci un SMS oppure scriverci con WhatsApp al numero 393 78 80 195. Questa diretta va in onda a reti unificate in tutto il network di Radio Saiuz, che è composto da Radio Reno Web di Casalecchio di Reno in www.radiorenoweb.it, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto in www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso in www.radiosismondilibri.it, Radio Isso da Modena in www.radioisso.it e ultima giunta Radio Valdichiana col sito www.radiovaldichiana.it. Per quanto riguarda le web TV, stiamo andando a reti unificate sui due canali di radiosites.it, il primo e il secondo, in più stiamo andando anche sul canale YouTube. Questo per quanto, se scrivete in chat c'è l'assistente alla regia che vi può seguire nella chat, quindi scriveteci tranquillamente. Altra cosa importante e ultima, e finisco qua, è che... Benissimo questo fischio. Altra cosa importante è che chiunque scrive dalle chat di tutti i siti del network, la chat è unificata, quindi va a finire dappertutto. Vediamo tutto e leggiamo tutto. Bene, Ugo, a te la linea. Grazie Rosario e saluto intanto il nostro graditissimo puntuale ospite Pier Giorgio Caria. Lo ringraziamo per essere con noi. Buonasera Pier Giorgio, Ciao Ugo, grazie buonasera a per voi. essere con noi. E senza perdere molto tempo, perché abbiamo tante cose da dirci, spero che lui abbia tante cose da spiegarci, credo che si debba puntare l'attenzione sulle ultime interpretazioni che il nostro ricercatore ha fatto circa i pittogrammi, credo che siano apparsi nel 2015, attraverso i quali ci sono state delle indicazioni, penso di poter dire, molto più precise su quelli che sono i messaggi che ci vengono dati. Adesso io intendo passare la linea a Pier Giorgio Caria per parlare della terra cava e della deviazione dell'asse terrestre. Credo che siano messaggi ultimi interpretati dal nostro ricercatore, sui quali chiediamo intanto quale significato possono avere queste comunicazioni relative a questi ultimi pittogrammi. Pier Giorgio, a te la linea. Grazie Ugo, un saluto a voi, voi tutti, a te, a Moreno, a Massimo Bonella e a tutti coloro che stanno ascoltando questo programma. Allora, come sempre, come ormai dagli inizi degli anni 90 i cerchi nel grano ci hanno abituato, continua il loro messaggio dal cielo alla terra e la stagione è passata perché è quella attuale. Dovrebbe iniziare ormai a giorni, di solito inizia tra aprile e maggio. Ci hanno dato numerosi messaggi di vario tipo che riguardano la situazione del pianeta e il prossimo futuro. Quindi ci sono stati dei cerchi nel grano che si sono inseriti contestualmente nella situazione geopolitica internazionale in relazione allo svilupparsi della crisi in Medio Oriente, soprattutto per quanto riguarda i fatti della Siria, che hanno coinvolto di fatto tutti i paesi della NATO e anche la Russia e nazioni ad essa alleate, quindi Iran, Cina e altre, per quanto sottotono, la Cina mi riferisco,
messaggi che si riferiscono al corpus profetico che riguarda la seconda venuta del Cristo e cosa che a me ha stupito molto per la prima volta, perlomeno da quando io studio il fenomeno, ma non ricordo, avendo una conoscenza abbastanza dettagliata sul fenomeno, non ricordo che nell'arco di una sola stagione siano apparsi così tanti schemi della Terra cava, così come è avvenuto nel 2015. Quindi mi sono dedicato allo studio di queste simbologie, perché il fenomeno è un fenomeno comunicativo da parte delle civiltà extraterrestri che ci stanno visitando attraverso il simbolo. Quindi attraverso l'utilizzo di simbologie che derivano dalla scienza sacra, che derivano dalla matematica, dall'astronomia, dalle antiche culture e così via, ci vengono dati dei messaggi che poi i ricercatori devono decodificare. Io sono uno di quelli che si dedica a queste attività perché ritengo che questa vera e propria comunicazione dal cielo alla terra sia importantissima per l'umanità. Non è l'unica, come ben sappiamo, Ugo, perché i ciechi nel grano non fanno altro, e sono le stesse parole che dicono gli extraterrestri sul fenomeno da loro creato, non fanno altro che ripetere i messaggi, le comunicazioni che già ci sono state date ampiamente attraverso il fenomeno del contattismo. Quindi George Adamski, Eugenio Siragusa, Warmenger e altri contattisti che sin dai primi anni 50 hanno trasmesso al mondo quanto queste civiltà desideravano trasmettere in relazione alla grave condizione di crisi che l'umanità attuale in questo momento storico sta vivendo. Sì, ma Pier Giorgio, come Sì. sempre puntuali e precise le tue osservazioni. Mi pare di poter dire però che questi ultimi pittogrammi abbiano forse delle indicazioni più precise. Che motivo c'è di spiegare a noi che esistono delle comunicazioni, mi pare di poter dire, a livello polare, ma anche altre secondarie? Che significato ha dire a noi ora: guardate che c'è un sole all'interno della Terra, un sole artificiale. Che significato ha dirci queste cose? Il significato, Ugo, si può ritrovare nell'ambito di varie tematiche. Una è indubbiamente quella profetica, da essi stessi annunciata già da decenni, come già ho detto. Un'altra si inserisce in quel corpus di indicazioni che ci vengono dal mondo profetico, dalle stesse profezie che Cristo ha fatto e che noi conosciamo attraverso i Vangeli. Quindi l'importanza di comunicare al mondo queste informazioni e il fatto della terra cava risiede nei contenuti intimi che questa situazione comporta, contenuti e conoscenze che l'umanità, nella sua stragrande maggioranza, non conosce assolutamente, per quanto la scienza, io so queste cose già le ho scoperte da parecchio tempo. Quindi l'indicazione a cosa serve, Ugo? L'indicazione serve nell'ambito di quella che io chiamo la scienza dello spirito, cioè quella scienza, quindi non credo religioso, ma vera e propria scienza, che coinvolge anche il piano fisico, il piano planetario, il piano sociale, che ci indica l'intima relazione tra il tenore etico del comportamento dell'umanità e le condizioni che si vengono a creare nel pianeta stesso. Quindi l'anno scorso, questi cerchi nel grano hanno voluto sottolineare un aspetto importantissimo che nell'ambito profetico riguarda il sesto sigillo dell'Apocalisse, che parla di un nuovo cielo e di una nuova terra. Di fatto, questo è soprattutto un cerchio nel grano, perché poi sono quattro differenti cerchi nel grano, come ho già spiegato, che sono lo schema della terra cava, però di fatto nella estrinsecazione del significato simbolico dei cerchi nel grano, poi i discorsi che vogliono fare questi esseri sono differenti. Però il primo, il più importante, per quanto riguarda la condizione geologica e di stabilità del pianeta Terra, è apparso in Inghilterra a Manton Drone il 24 maggio dell'anno scorso. E in questo cerchio nel grano, dove chiunque lo può trovare su internet, lo ripeto, a Manton Drone, Marlborough, nella contea del Wiltshire,
24 maggio 2015, vediamo un simbolo che, ripeto, è lo schema della Terra cava. Quindi vediamo un cerchio, la cui parte esterna simboleggia il pianeta Terra attraverso la simbologia dei quattro elementi, e al centro del cerchio vediamo un Sole con 13 raggi. Ora, guardando quelli che sono i simboli dei quattro elementi, quindi aria, acqua, terra e fuoco, in questo schema notiamo che uno degli elementi è spostato rispetto agli altri, cioè non sono simmetrici come invece dovrebbero essere nel normale schema dei quattro elementi, e questo ci indica che un elemento si muoverà. Ora, il ragionamento che io mi sono fatto è: qual è l'elemento che si muoverà? Bisogna decidere, perché non è che sono indicati nello schema del cerchio nel grano, però facendo un ragionamento anche abbastanza semplice, per deduzione logica, abbiamo tre elementi nell'ambito dei quattro simboli che rappresentano la Terra, cioè aria, acqua, terra e fuoco. Tre elementi sono mobili di loro natura, quindi abbiamo l'aria che è un elemento mobile, il fuoco che è un elemento mobile e l'acqua che è un elemento mobile. Quindi l'unico elemento immobile, per cui era logico sottolinearne lo spostamento, è la Terra. Quindi, dal mio punto di vista, questo cerchio nel grano indica lo spostamento dell'asse fisico della Terra, il che è una comunicazione che ci è arrivata, lo ribadisco, da diversi contattisti. Addirittura uno dei primi è stato George Adamski, nel cui libro A bordo dei dischi volanti, nel quale Adamski racconta le sue vicissitudini durante gli incontri con questi esseri, mentre si trovava a bordo delle astronavi, gli viene data una comunicazione che riguarda proprio lo spostamento dell'asse terrestre. Questo avviene nel 1952, quindi in tempi assolutamente non sospetti viene data questa comunicazione a George Adamski. Qualche anno dopo, la stessa comunicazione viene data a Eugenio Siracusa con maggiori dettagli tecnici. Quindi, diciamo, intorno agli anni 60, a Eugenio gli viene spiegato che le esplosioni nucleari che l'umanità stava provocando avrebbero provocato, generato l'agitazione anomala del fluido magmatico, con conseguente aumento dei terremoti e, nel futuro, fluttuazioni dell'asse magnetico del pianeta, con fughe sempre più frequenti dei poli magnetici, sino al definitivo spostamento dei poli fisici nord e sud, con cambio dell'inclinazione dell'asse di rotazione che si raddrizzerà. Quindi una situazione assolutamente, Ugo, catastrofica. Quindi abbiamo già due contattisti che riportano la medesima notizia. Addirittura a Siracusa fu dato anche la mappa con le nuove posizioni dei poli, dove questi esseri, grazie ovviamente alle loro prospezioni possibili a sofisticatissime e avanzatissime tecnologie che noi a tuttora manco possiamo immaginare, gli viene detto che il polo nord si sarebbe spostato di fatto all'altezza della, scusate, al centro dell'Atlantico, all'altezza della Spagna. Quindi il circolo polare artico praticamente avrebbe coinvolto anche l'Italia, quindi centro del polo al centro dell'Atlantico, però all'altezza della costa statunitense e sul lato, diciamo, del Nord America, e all'altezza della Spagna sul lato europeo. Invece il polo sud avrebbe traslato, secondo quanto gli esseri hanno spiegato di Eugenio, avrebbe traslato verso l'Australia. E così avremo una situazione catastrofica dove di fatto il continente antartico si libererà totalmente dai ghiacci, mentre il continente dell'Australia verrà completamente ricoperto di ghiacci. Quindi di fatto nel futuro il prossimo polo sud sarà sopra l'Australia. Sì, va bene questo, ma questa modifica dell'asse terrestre è già avvenuta per le bombe atomiche scoppiate in passato? No, la modifica dell'asse terrestre, ci sono fluttuazioni sempre più consistenti dei poli magnetici. Dobbiamo focalizzare bene che la fluttuazione, che diciamo come un pendolo, a pendolo dell'asse magnetico terrestre, comporta uno spostamento e un rientro nella posizione normale. Ma quando lo spostamento dell'asse magnetico si stabilizzerà nella posizione prevista,
ci sarà anche lo spostamento repentino dell'asse fisico, quindi un conto è il campo magnetico, un conto è l'asse fisico del pianeta, però una volta che l'asse fisico si stabilizza nella nuova posizione, trascina con sé anche, scusate, una volta che l'asse magnetico si stabilizza nella nuova posizione, si stabilizza anche l'asse fisico in questa posizione, con un repentino, ribadisco, repentino movimento del pianeta. La cosa incredibile o terribile, se volete, di questa comunicazione è che proprio nel 2014 esce un libro che è una biografia dell'ultima veggente sopravvissuta di Fatima, morta pochi anni fa, Lucia dos Santos, un libro che si intitola Un cammino sotto lo sguardo di Maria, ed è una biografia scritta da una suora che ha convissuto con Lucia di Fatima nel Carmelo di Coimbra come suora di clausura. Ebbene, questo libro contiene in sé una profezia del tutto sconosciuta persino ai papi, che è la chiusura del terzo segreto di Fatima. Se volete ve la leggo, perché è importantissima questa profezia. Di fatto accade questo, la profezia è riportata a pagina 290-91. Allora, nel 1944, esattamente il 3 di gennaio, dopo che il suo superiore, il vescovo, le ha chiesto a Lucia di scrivere, vergare su carta il testo del terzo segreto di Fatima, Lucia va in crisi, perché non aveva ricevuto fino a quel momento nessuna indicazione da parte della Santissima Vergine, che le aveva promesso che l'avrebbe sempre guidata, e nemmeno di Gesù. Però Lucia dice che la Madonna le aveva comunque detto di obbedire ai suoi superiori. Quindi, nella titubanza di quest'ordine, decide di seguire le indicazioni della Santa Vergine e di mettersi a scrivere il testo del terzo segreto. È importante notare, lo sottolineo, che siamo nel 1944, quindi sono passati molti anni dal 1917, eppure la suora ancora ricorda nitidissimamente il messaggio che la Santa Vergine le aveva dato, e che lei fino a quel momento, fino al 3 gennaio del 1944, ancora non aveva messo su carta. Si mette a scrivere il testo e la mano, come lei poggia la punta della penna sul foglio, inizia a tremarle violentemente, impedendole di scrivere. Prova a scrivere qualche altra cosa la suora, senza nessun problema, ma come si rimette a scrivere il testo del segreto, la mano, tremando violentemente, le impedisce appunto di poter fare questa cosa qui. Al che, presa dal panico, la veggente chiede a Gesù di farle conoscere la sua volontà. E qui leggo testualmente quello che dice il libro, che è quanto scrive Lucia di Fatima. Sento allora che una mano amica, affettuosa e materna, mi tocca la spalla. È la Madre del Cielo che le dice, quindi la Madonna si materializza, le tocca la spalla, come dire, non ti preoccupare figliola, sono qui. E le dice, stai in pace e scrivi quello che ti comandano, non però quello che ti è stato dato di comprendere del suo significato, e si riferisce ovviamente al terzo segreto di Fatima, infatti dice, intendendo alludere al significato della visione che la Vergine stessa le aveva rivelato. Ora, questa frase, pubblicata in un libro che ha l'imprimatur del vescovo del Carmelo di Coimbra, è sconvolgente. Perché? Perché sconfessa del tutto quello che il Vaticano disse pubblicamente nel giugno del 2000. Cioè, il Vaticano nel giugno del 2000, nelle persone del cardinale Ratzinger e del cardinale Bettone, con dietro il segretario di Stato Angelo Sodano, senza la presenza di Papa Giovanni Paolo II, divulgò la visione del terzo segreto di Fatima, dicendo che non esisteva da parte della Vergine alcuna spiegazione, così come invece era stata data dalla Vergine in relazione ai primi due segreti, che la Vergine appunto ai piccoli pastorelli aveva ben spiegato, in quanto essendo dei bambini non potevano comprendere il simbolismo di queste visioni teologiche. Invece in questo scritto della veggente di Lucia di Fatima invece viene rivelato che questa spiegazione esisteva, quindi di fatto questo libro conferma che il Vaticano, così come aveva sospettato ad esempio il vaticanista Antonio Socci, ha mentito, cioè non ha divulgato la verità e la spiegazione sul terzo segreto di Fatima, sulla visione che il Vaticano ha divulgato. Tra l'altro,
prima di continuare la lettura del testo, c'è un altro fatto importantissimo da ricordare. Nel 2010, quando Papa Ratzinger si reca in pellegrinaggio straordinario a Fatima, a maggio del 2010, già dall'aereo dice: non si illudano coloro che hanno detto che il testo segreto di Fatima è finito con l'attentato in piazza San Pietro Giovanni Paolo II. Al che io mi sono, quando lessi questo articolo sul Corriere della Sera, mi sono sorpreso, perché dicevo: ma fu lui a divulgare questo fatto qui, cioè che il testo segreto di Fatima non solo non esisteva la spiegazione della visione, ma che addirittura la sua portata profetica si era esaurita con l'attentato in piazza San Pietro a Giovanni Paolo II per mano di Ali Agca. E mi sono chiesto: ma come mai Ratzinger dice questo, Sua Santità, considerando che lui è uno di quelli che ha detto che il segreto si era finito, si era concluso lì? Quindi è come se un messaggio a qualcuno, come se il nuovo pontefice, quando era cardinale, fosse stato obbligato a dare quella versione, perché dice: non si illudano coloro che pensano che il terzo segreto di Fatima si sia concluso. E continua il Papa, che poi lo ribadirà nell'omelia davanti a migliaia e migliaia di fedeli durante la messa che farà nella piazza del Sacrario di Fatima, lo stesso luogo dove ci furono le apparizioni. Il Papa ripeterà nuovamente questo fatto qui, e cioè che la portata del segreto di Fatima non solo non si è conclusa, ma accompagnerà la Chiesa sino alla fine dei tempi. E dice che gli scandali di pedofilia che erano in atto in quel momento facevano parte del segreto di Fatima, e dice ancora: l'uomo ha scatenato un ciclo di morte e di terrore, ma non riesce più a porvi termine. Quindi ha dato il Papa, Sua Santità Papa Benedetto XVI, delle indicazioni incredibili e straordinarie che, con mia grande sorpresa, sono passate quasi sotto il silenzio e con pochissima attenzione da parte dei fedeli. Quindi questa pubblicazione di questo messaggio sconosciuto, di questa visione sconosciuta di Lucia di Fatima, che avviene appunto nel 2014, una visione che la leggente ebbe il 3 gennaio 1944, è sconvolgente, perché a posteriori conferma che quanto detto da Papa Ratzinger era assolutamente la verità, cioè che nel 2000 il Vaticano, per ordine di qualcuno molto potente evidentemente, aveva mentito. Cioè esiste una spiegazione del terzo segreto di Fatima che tutt'oggi è rimane occulta ai fedeli. E continua la veggente. Quindi, allora, rileggo la riga: non però quello che ti è stato dato di comprendere del suo significato, è la Vergine che parla, intendendo alludere al significato della visione che la Vergine stessa le aveva rivelato. Subito dopo, sto leggendo testuale, ho sentito lo Spirito inondato da un mistero di luce che è Dio, e in Lui ho visto e udito. La punta della lancia, come fiamma che si stacca, tocca l'asse della terra ed essa trema. Montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti sono sepolti. Il mare, i fiumi e le nubi escono dai limiti, traboccano, inondano e trascinano con sé in un turbine case e persone in un numero che non si può contare. È la purificazione del mondo dal peccato nel quale sta immerso. E qui spiega qual è la causa di questo disastro. L'odio, l'ambizione provocano la guerra distruttrice, quindi tutto questo avviene durante una terribile guerra. Dopo, dice Lucia, ho sentito nel palpitare accelerato del cuore, nel mio spirito, una voce leggera che diceva: nel tempo una sola fede, un solo battesimo, una sola chiesa, santa, cattolica, apostolica, e nell'eternità il cielo. E continua la veggente: questa parola cielo riempì il mio cuore di pace e felicità, in tal modo che, quasi senza rendermi conto, continuai a ripetermi per molto tempo: il cielo, così le viene data la forza per scrivere il terzo segreto. Quindi è straordinario, nella sua drammatica annunciazione, il fatto che c'è una concomitanza di fonti. Quindi abbiamo i Cerchi nel Grano, abbiamo Giorgio Adamski, abbiamo Gino Siracusa, abbiamo la leggente di Fatima, che ci danno un messaggio importantissimo, e che appunto questa condizione fisica del pianeta deriva dal cattivo agire dell'umanità terrestre. Ma non solo, su questo evento legato all'istruzione di Fatima si inserisce anche l'esperienza di Giorgio Bongiovanni, che già dal 2004 aveva ricevuto dagli esseri cosmici che lo contattano, dagli esseri di luce,
di nuovo un messaggio che diceva appunto che nel futuro l'asse della Terra, l'asse fisico della Terra, si sarebbe spostato. Che è successo? Che Giorgio praticamente, una volta saputo di questo libro e della incredibile profezia, ribadisco, rimasta sconosciuta per ordine della Madonna persino ai papi, fino al momento in cui non è stata pubblicata in questo libro, decide di recarsi a Fatima, scusate, a Coimbra. Nel frattempo però ha un'apparizione della Santa Vergine che gli chiede anch'essa di andare a Fatima nell'anniversario della stigmatizzazione. Ricordo che Giorgio fu stigmatizzato a Fatima nel settembre del 2000, scusate, del 1989, quindi nel 2014 era il 25esimo anniversario della stigmatizzazione. La cosa incredibile è che quando Giorgio, attraverso un amico, chiede un appuntamento alla Madre Superiora del Carmelo di Coimbra, la Madre Superiora gli dice: vi aspetto il 2 di settembre alle 10 di mattina, esattamente la stessa data che la Madonna aveva chiesto a Giorgio di trovarsi lì a Fatima. Io l'ho potuto accompagnare e siamo stati ricevuti, così come la Madre Superiora ci aveva detto, all'interno del monastero. Tra l'altro, durante la telefonata per chiedere l'appuntamento, la Madre Superiora disse che molti giornalisti a livello internazionale avevano chiesto questa intervista, ma loro non l'avevano concessa a nessuno. Gli unici, i soli che sono potuti entrare nel monastero e intervistare la suora, siamo stati noi, cioè Giorgio Bongiovanni, io e altri amici che lo abbiamo accompagnato. Quindi io ero presente all'intervista con Suor Sofia, così si chiama questa suora. Abbiamo fatto anche una foto durante l'incontro e questa suora ci ha assolutamente confermato la veridicità di questa profezia contenuta nel libro biografico da lei scritto su Suor Lucia. Le abbiamo chiesto, ma Giorgio le ha chiesto, come mai avete pubblicato questo testo quando ancora il Vaticano non ha detto nulla? E la suora ci ha risposto, ma noi dovevamo dire la verità, adesso il Vaticano dirà la sua. E il Vaticano finora ha taciuto, cioè non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte del Vaticano su questa tremenda profezia contenuta nel libro biografico di Suor Lucia. Il giorno dopo, a Fatima, quindi dopo l'intervista da Coimbra, ci siamo recati a Fatima, sono circa 70 chilometri, aspettavamo un segno dalla Santa Vergine, però tutta la giornata del 2 è trascorsa senza particolari eventi, anche se Giorgio percepiva la presenza della Madonna. Invece la mattina dopo, verso mezzogiorno, durante la sanguinazione dalle stimmate, Giorgio ha ricevuto una croce di sangue sulla fronte che è rimasta visibile per 8 giorni, per poi scomparire di nuovo. Quindi, siccome la croce è sofferenza, io penso e reputo che questo segno di dolore che lui ha ricevuto sulla fronte indichi proprio che questa profezia è nel tempo del suo compimento. Tra l'altro, di questo ne parla anche l'Apocalisse di Giovanni, al sesto sigillo, versetti 12-14, dice così: quando vidi l'agnello rompere il sesto sigillo, ci fu un tremendo terremoto, il sole divenne nero come il carbone e la luna si fece rosso sangue. Allora le stelle del cielo caddero sulla terra come fichi acerbi cadono da un albero scosso da un vento impetuoso. Questa è la frase importantissima: il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e tutte le montagne e le isole furono spostate. Quindi anche nell'Apocalisse di Giovanni parla assolutamente dello spostamento dell'asse, repentino spostamento dell'asse fisico della Terra e di una tremenda deriva dei continenti, perché il profeta dice tutte le montagne e le isole furono spostate, e il fatto che il cielo si ritira come una pergamena che si arrotola indica che lo spostamento è repentino. Di questo possiamo indubbiamente ritrovare traccia anche negli altri tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, quando praticamente la frase chiave: gli astri si metteranno a cadere dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Quindi in questo caso questo cerchio nel grano ingloba in sé una somma di informazioni incredibili che derivano delle fonti apparentemente estremamente distanti, e ciliegina sulla torta, l'11 aprile di quest'anno esce questo articolo
che praticamente indica i risultati di un nuovo studio della NASA. Il titolo dell'articolo è Il Polo Nord cambia direzione per il riscaldamento globale e il Polo Nord sta avvenendo esattamente verso l'Europa. Quindi abbiamo un insieme di elementi che il cerchio nel grano, prima ancora che uscisse questo articolo, ma con tutte le altre cose già accadute, reiterava perché evidentemente stiamo andando incontro a una gravissima situazione e se l'uomo non vi pone riparo, credo che questo accadrà. Ecco, benissimo. Pier Giorgio, ti abbiamo ascoltato naturalmente in religioso silenzio, come è d'obbligo fare quando parli, però mi vengono così due osservazioni. Prego. Quale utilità potrebbe avere comunicare e ufficializzare il terzo segreto ad una umanità per gran parte, diciamo, devastata mentalmente? Cioè, già nella vita normale credo che il comportamento di ognuno di noi stenta ad essere nei range della normalità. Ma Sapere io che sì. potrebbe, ecco, scusami se ti, sapere che potrebbe avvenire magari l'irreparabile, molte menti deboli forse avrebbero comportamenti ancora più squilibrati. Prima cosa che ti chiedo, la seconda è come è possibile che ci siano questi messaggi che sono poi diciamo indicativi di una imminente, credo di poter dire, catastrofe. E in quale maniera, secondo te, si potrebbe porre rimedio perché non avvenisse? Ah, Non tempo. le due domande, Ugo, sono di fatto legate l'una sull'altra. Come ho detto prima, c'è un'intima relazione tra il tenore etico delle azioni dell'uomo e ciò che accade fisicamente al pianeta. Noi siamo, l'universo obbedisce a una legge che è la legge di causa ed effetto, cioè di fatto la creazione è un immenso ma intelligente ente interattivo che legge e replica al tenore etico delle nostre azioni, un po' quello che si dice volgarmente, no? Chi semina vento raccoglie tempesta, chi semina gigli raccoglie profumi, chi semina spine raccoglie dolore, raccoglie punture. Quindi c'è una legge che noi ancora non conosciamo e pensiamo che la vita sia frutto del caso, invece la vita è regolata da leggi di altissimo tenore, dalle quali discendono le leggi fisiche. Quindi la vita dell'uomo, anche e soprattutto la vita spirituale, quindi l'eticità della nostra vita, è governata da leggi di altissimo lignaggio che hanno una ripercussione assoluta nell'ambito fisico. Ora, tu mi chiedi perché divulgare queste cose? Che senso avrebbe? Ma intanto il fatto che la Chiesa lo occulti è un fatto gravissimo e comunque secondo me, Ugo, noi sottovalutiamo il potere che ha il Vaticano su tutti i fedeli e su tutti i cattolici. Io credo che un annuncio solenne a reti unificate del Papa che spiegasse bene, perché io sono certo che queste cose le sanno, che spiegasse bene quello che sta accade per accadere, che spiegasse bene ciò che la Santa Vergine nel terzo segreto di Fatima ha annunciato, io credo che potrebbe essere possibile un ravvedimento di un numero sufficiente di uomini, perlomeno per mitigare in maniera anche notevole queste situazioni. Il fatto che il Vaticano taccia indica che non è libero ed è sotto ricatto da parte di poteri che evidentemente gli dettano l'agenda del comportamento, se no non è possibile. Ricordo che Papa Ratzinger dice questa cosa nel 2010 e dopo pochi anni ha dovuto abdicare, cioè dice questa cosa che non era vero. Che non era vera la diffusione fatta nel giugno del 2000, che il segreto di Fatima non era vero che era terminato con l'attentato in Piazza San Pietro, che il segreto di Fatima ancora aveva la sua carica profetica, che addirittura avrebbe accompagnato l'uomo sino alla fine dei tempi. È un linguaggio teologico, poi, che bisogna capire qual è la fine dei tempi. La fine dei tempi coincide con il momento in cui Cristo ritorna col giudizio dell'umanità. Quindi ci sta dicendo Papa Ratzinger nel 2010: il segreto di Fatima rimarrà operativo fino alla seconda venuta di Cristo e al giudizio dell'umanità. È un messaggio chiaro. Il fatto che lui dopo pochi anni sia stato o abbia deciso, adesso non so quali pressioni, se ci siano state o meno, però di fatto dopo aver detto queste cose pubblicamente, ribadisco, le ha dette in aereo ai giornalisti e dopo le ha dette nell'omelia
nella piazza di Fatima, la potete trovare nel sito ufficiale del Vaticano, tutta scritta per intero, dove lui dice queste parole gravissime. Di fatto ammette che la Chiesa ha mentito, che il Vaticano ha mentito. Quindi, se il Vaticano, se il Papa, Papa Francesco in questo caso, avesse il coraggio di dire la verità con la solennità, con la forza e la gravità che un annuncio di tale genere richiede, io credo che moltissimi fedeli potrebbero realmente rendersi conto e ravvedersi, cioè rivedere la propria vita. Ma se continuiamo a tacere, è ovvio che non accadrà nulla e le cose andranno avanti così. Ricordo anche che nella versione diplomatica la Santissima Vergine stessa dice: se l'umanità non dovesse cambiare comportamento, quindi la profezia non è un fatto ineluttabile. Una volta che noi abbiamo compreso che l'universo funziona secondo la legge di causa ed effetto, la causa siamo noi. E l'effetto che raccogliamo dipende dal nostro cattivo o buon agire. Quindi, se noi cambiamo attitudine nella nostra azione, cambia anche il futuro. Cioè, noi siamo creatori, di fatto siamo creatori di realtà, ma fino a che rimaniamo ignoranti, rimaniamo inconsapevoli e non ci interessiamo di queste cose, è ovvio che nessuno è in grado, o pochi sono in grado, di cambiare la propria vita. Quindi un annuncio del Vaticano, del Papa, sarebbe importantissimo a tutt'oggi, nonostante tutto, perché, ribadisco, potrebbe indirizzare verso un nuovo atteggiamento una grande fetta dell'umanità, perché il Papa comunque è una persona molto ascoltata. Bene, in questo percorso conoscitivo del segreto di Fatima e con la indicazione fatta attraverso i pittogrammi, cosa c'entra la terra cava con quello che potrebbe accadere? La Terra Cava c'entra, e questo lo deduciamo dagli altri pittogrammi comparsi. Quindi uno è fondamentale, il primo che riguarda appunto, diciamo, questa fase catastrofica del mutamento del pianeta. Ricordo che appunto il profeta dice che vi sarà un nuovo cielo e una nuova terra, lo dice nel libro dell'Apocalisse. E quindi c'è un cambiamento dell'asse, quindi una diversa posizione fisica del pianeta all'interno del sistema solare, ma anche una nuova geografia, perché una nuova deriva dei continenti ovviamente comporterà un drammatico cambio geografico del pianeta. Per cui un ipotetico astronauta che andasse fuori nello spazio, sufficientemente lontano, e tornasse dopo il cambio dell'asse, non riconoscerebbe più il pianeta Terra, perché la geografia sarà completamente mutata, così come dice il profeta, un nuovo cielo e una nuova terra. Vorrei ricordare due notizie di carattere scientifico. La Terra gira intorno al proprio asse alla bella velocità di 1600 km l'ora e gira intorno al Sole alla bella velocità di 104.000 km orari. Giusto per farvi un paragone, vi ricordo che il proiettile esce dalla canna di una pistola a 400 km orari, quindi 104.000 km orari sono, o 1600 sono, decisamente numeri parecchio più forti dei 400 km orari del proiettile. Per cui lascio a voi immaginare la spaventosa energia inerziale posseduta dagli oceani e dai continenti. Quindi, nel momento in cui si va a rompere questo equilibrio, si scatenano delle forze spaventose in grado veramente di mutare la condizione fisica del pianeta Terra e di tutto quello che vi è sopra. E quindi Volevo anche. nel Dorado, Pier Sì, Giorgio, nel Dorado. prima di passare a quell'argomento, volevo anche ricordare che della legge di causa effetto ne parla Cristo stesso quando ammonisce Pietro che taglia con la sua spada l'orecchio di Malco, nel momento che le guardie del tempio stanno catturando Cristo, guidate da Giuda. Pietro, per difendere il maestro, nostro Signore, sguaina la spada, sferra un fendente e taglia l'orecchio, ribadisco, di una delle guardie del tempio, che si chiamava Malco. E Cristo lo ammonisce: Pietro, rinfodere la spada, perché chi di spada ferisce, di spada perirà. Cioè, questa è la legge di causa effetto. Quindi ciò che noi causiamo di male agli altri rientra come fatto reale, come fatto da vivere nella nostra vita. Quindi abbiamo nei Vangeli ben spiegata questa legge, poi ne parla anche Giovanni nel libro dell'Apocalisse. In relazione, vengo qui al tuo discorso, Ugo, le cose brutte non sono solo brutte, ma ci sono anche cose molto belle che
che riguardano questo momento drammatico di mutamento del pianeta, ed è appunto quello che riguarda la civiltà che vive all'interno della Terra. Questa civiltà che vive all'interno della Terra abita in un continente che si trova tra l'equatore e il polo sud, però nella parte interna, ed è illuminato e la vita è sostenuta da un sole interno. Tu hai detto è un sole artificiale, in realtà è un sole naturale, ma potenziato dalla tecnologia degli esseri cosmici. Perché è stato necessario questo? È stato necessario questo perché una volta che gli extraterrestri con gli abitanti scampati dell'Atlantide, dei più evoluti, si sono rifugiati nell'interno del pianeta, le strutture tecnologiche ivi costruite avevano necessità di un quid di energia superiore, quindi questo sole interno, questo piccolo sole interno, è stato potenziato attraverso tecnologie per noi inimmaginabili. Non si straccino le vesti gli scettici, perché di questo fatto, cioè che dentro la Terra vi è un sole interno, ne parla l'astrofisica Giuliana Conforto, il quale appunto sostiene che questo sole interno è una sfera con un raggio di 1200 km e gira verso est con una velocità superiore a quella della crosta. E questo sole addirittura è suddiviso in due emisferi, uno interno e uno esterno, simili ma diversi a livello strutturale. Le prime tracce, divulga la Conforto, le prime tracce scientifiche ci sono state nel 1936, grazie allo studio della propagazione dei grandi sismi che hanno fatto gli scienziati. Tra il XX e il XXI secolo si sono riconosciuti ulteriormente le sue caratteristiche, e addirittura nel 2013 la Conforto, gli scienziati situati ai due poli, nord e sud, si sono collegati tra loro e hanno potuto verificare che le due aurore polari evolvono con gli stessi ritmi, evidentemente sono influenzate da un unico ente. Queste sono notizie che già io sapevo da tantissimi anni, molto prima che la Conforto le divulgasse, perché gli esseri extraterrestri avevano diffuso anzitempo, attraverso soprattutto Eugenio Siragusa, le caratteristiche di questo sole interno. Quindi, come vedete, non sto parlando di misteri o di follie dei contattisti, sto parlando di cose che la scienza conosce ma che purtroppo nasconde, perché di fatto la scienza è un altro dei poteri che non vuole che l'umanità sia libera. Quindi esiste questa civiltà interna, molto più evoluta della civiltà terrestre, e gli altri cerchi nel grano che sono apparsi in Inghilterra, gli altri tre, ci annunciano che verrà presto il tempo, è molto vicino il tempo, nel quale gli abitanti del mondo interno si uniranno agli abitanti del mondo esterno. Ora la domanda ovvia sarebbe: ma se ci sarà questa terribile distruzione sulla superficie del pianeta Terra, com'è possibile che gli abitanti della Terra cava si uniscono agli abitanti della Terra di superficie? Questo è possibile, cari amici, perché interverrà, come ben sappiamo da decenni, l'aviazione extraterrestre, che preleverà le persone meritevoli che si sono guadagnate questo privilegio, le preleveranno prima che questa grande e terribile catastrofe avvenga. Una volta che il pianeta ritroverà il suo equilibrio, queste persone, che sono milioni di persone, verranno riportate su una Terra rinnovata, che comunque questi eventi fanno parte di una sua estrema necessità di riequilibrio in seguito alla tremenda devastazione che a tutt'oggi noi stiamo provocando. Ugo, scusatemi un attimo, essere... Ugo. Ci sono una serie di domande della chat, quando vuoi. Allora io sì, prego, dopo altre notizie molto importanti da dare in relazione a questo fatto, che riguardano spedizioni fatte dai sovietici e dai nazisti per scoprire appunto questi segreti, e ho trovato materiale straordinario che indica che ci sono riusciti. Quindi dopo ricordatemi l'argomento che ne parlo. Chiedo alla regia di se, non so se vuole dare lettura di questi. Sì, allora iniziamo subito con Anon 4214, che dice diverse cose. Dice: sotto l'espressione di teoria della Terra cava è raccolto un filone di diverse teorie formulate da pensatori in varie epoche storiche, certo, secondo cui il pianeta Terra sarebbe cavo al proprio interno. Secondo sì. alcune di queste teorie, sotto la superficie terrestre vi sarebbero altre superfici concentriche che potrebbero a loro volta essere abitati o abitabili. E continua. Sì.
Questa teoria fu formulata in termini scientifici a partire dal XVII secolo, per essere resa popolare nei secoli successivi da romanzi fantastici che la sfruttavano come artificio narrativo. Pur essendo ampiamente confutata dalla scienza moderna, cioè geologia, geofisica e astrofisica, e quindi relegata alla pseudoscienza che ancora oggi nella teoria della Terra cava, trova un certo seguito presso alcuni sostenitori di teorie dei complotti. Questo dice Anon. Se volete vi leggo anche gli altri. No, io andrei per una alla volta, se no. Perfetto, poi perfetto, perfetto per Giorgio, vai. Allora, quella di cui parla Anon, intanto c'è un grave errore alla base, e quando lui dice la scienza ha confutato, la scienza non ha confutato un bel niente, ha solo fatto chiacchiere e divulgato notizie non verificabili, quindi quello che dice Anon è assolutamente le solite chiacchiere da ambito pseudoscientifico, dove poi di fatto non esiste alcuna reale prova che ciò sia così. Tra l'altro sono state date delle informazioni che sono uscite e sono state subito occultate, tipo anni fa uscì una notizia su Focus, la rivista ben nota, che diceva che dopo un esperimento nucleare cinese a centinaia di chilometri di profondità fu riscontrato un continente sotterraneo. Ora mi dovete dire questo continente sotterraneo dove potrebbe trovare posto nella teoria della Terra piena. Uno questo. Poi abbiamo le straordinarie foto del satellite ESA-7 che dimostra l'apertura ai poli, la gigantesca apertura ai poli sopra il polo. E poi abbiamo ancora, ad esempio, un fatto strano, che tutte le rotte di tutti i satelliti, sia militari e sia civili, che passano sopra i poli, non passano al centro del polo, ma intersecando tutte le traiettorie di questi satelliti si viene a creare un vero e proprio buco circolare sia sopra il polo nord e sopra il polo sud. La teoria della Terra concentrica fu sviluppata dall'astronomo Halley, ma che ipotizzò una struttura della Terra di questo tipo, in quanto le misurazioni, quindi non teorie, misurazioni che lui fece in giro per il mondo, non erano compatibili con quelle della Terra piena. Questa teoria della Terra con diverse sfere concentriche dentro dopo fu confutata dal grande matematico Eulero, quindi stiamo parlando di personalità di altissimo livello, che rifacendo i calcoli disse no, secondo lui la teoria della Terra a sfere concentriche dell'astronomo Halley non era assolutamente corretta, ma lui ipotizza una Terra cava, quindi una superficie esterna e una superficie interna con un sole al centro. Questo discorso verrà ripreso dopo da un altro scienziato francese, e dopodiché questi studi di fatto sono stati abbandonati. Quindi quello che cita l'utente sono chiacchiere sentite dagli scienziati. Mi si dovrebbe spiegare perché Giuliana Conforto, che è un altro scienziato, dice esattamente l'opposto. Addirittura dice che questa scoperta risale agli anni 30, e curiosamente sono degli anni 30 i documenti sovietici e nazisti che scoprono, grazie alle loro spedizioni in Tibet, scoprono la realtà fisica del pianeta. Dopo vi leggerò qualcosa, e sono strabilianti, perché ho una relazione di uno scienziato tedesco anche molto conosciuto, perché era uno scienziato che lavorava nell'ambito dell'eugenetica, che parlò a una spia sovietica di queste cose qui. Quindi dobbiamo stare attenti, perché quando noi, per sentito dire, senza avere mai fatto ricerca, ma solo perché leggiamo qualche pagina su internet e facciamo nostre opinioni altrui, dobbiamo stare attenti, perché di fatto il grande pubblico è assolutamente disinformato su questo importantissimo tema. Chiudo per dare un ulteriore, magari per la maggior parte non sarà importante, ma gli stessi extraterrestri hanno ben spiegato perché di fatto tutti, dico tutti, i corpi astronomici, tutti i pianeti sono cavi all'interno. Questo attiene alla fisica stessa della formazione planetaria, perché nel momento in cui le particelle delle masse incandescenti planetarie incominciano a raffreddare per forza centrifuga, è impossibile che permangano al centro della sfera. Impossibile, vengono proiettate all'esterno fino a che trovano equilibrio
in una zona tra forza centrifuga, forza centripeta e le altre forze che poi reggono l'equilibrio dei pianeti. Quindi c'è un raffreddamento della crosta esterna esposta verso lo spazio e della crosta interna, perché le particelle in raffreddamento e quindi più pesanti vengono scagliate fuori dal centro di rotazione dello sferoide. Quindi è assolutamente, anche dal punto di vista fisico, una sciocchezza quello che ci dicono gli scienziati. Io non so se voi abbiate mai fatto l'esperimento o il gioco del secchio con l'acqua legata alla corda che viene fatto girare. L'acqua, anche quando il secchio è in verticale capovolto, non cade giù, perché la forza centripeta la spinge verso la superficie del fondo del secchio e lì rimane. Quindi come può esserci materiale pesante come il ferro al centro della Terra, quando la Terra gira a 1600 km orari sviluppando delle forze centrifughe spaventose? È sciocco, noi non ragioniamo mai sulla dinamica dei corpi celesti e su che cosa influenza le masse, e ci facciamo fregare da questi disgraziati che ci mentono dandoci teorie su cui poi di fatto non c'è nessuna prova scientifica. Ricordo che il buco più profondo che hanno fatto i terrestri sulla superficie del pianeta è di soli 12 km. A 12 km di profondità, qualsiasi punta fatta con qualsiasi materiale si rompe, perché la pressione e il calore che si trova a quella profondità è molto superiore a quello che gli scienziati ipotizzavano in base alla teoria del pianeta pieno. Per cui bisogna, insomma, fare un po' di ricerca, perché a chiacchiere poi ci sentiamo tutti scienziati. Bene, bene. Ugo, allora leggi, sì, tu la prossima. Sì, io ho la possibilità di leggere. Pier Giorgio, c'è Anon 3403, Giulio, dice: ciao Pier, quando il nocciolo del reattore di Chernobyl, che tuttora sta affondando nel terreno, arriverà ai continenti interni, che succederà? Allora, io credo che non succederà nulla, perché l'aviazione extraterrestre, quindi le civiltà extraterrestri, controllano tutto questo. So benissimo di questo pericolo, so anche che nelle prospezioni fatte nel sottosuolo, sotto Chernobyl, vi sono immensi giacimenti d'acqua. Quindi nel momento ipotetico che il reattore fuso, ricordo che la massa fusa di materiale radioattivo arriva alla bella temperatura di 4000 gradi centigradi, l'acciaio più tenace e più resistente che noi abbiamo fonde a meno di 2000 gradi. Quindi solo una tecnologia sovrumana, quindi non terrestre, può impedire che avvenga questa terribile catastrofe, perché nel momento in cui il nocciolo fuso a 4000 gradi arrivasse a questi grandi giacimenti acqua sotterranei, ci sarebbe un'esplosione spaventosa che di fatto, dal mio punto di vista, spaccherebbe l'intero pianeta riducendolo in briciole. Ma sono certo che questo non accadrà, perché già dall'esplosione che c'è stata negli anni 80 di Chernobyl gli extraterrestri sono intervenuti. Io conosco un caro amico che è un ricercatore del Centro Ufologico Nazionale, si chiama Massimo Angelucci, che ha fatto una profondissima ricerca e ha scoperto testimonianze che quando il nocciolo stava per raggiungere una temperatura che poteva innescare, a causa della fusione, la massa critica, e quindi non un'esplosione di pressione così come c'è stata in quegli anni lì, ma un'esplosione termonucleare, sono entrate le sfere di luce dentro il nocciolo e la temperatura è crollata di colpo, impedendo che questa esplosione avvenga. Quindi io so per certo che l'aviazione extraterrestre controlla il nucleare civile e il nucleare militare, di questo abbiamo amplissime prove. Nel 2010 i telegiornali americani hanno mandato in onda una importantissima conferenza stampa che è avuta nella più prestigiosa sala di conferenze stampe di Washington, dove numerosi ex militari della NATO che hanno lavorato in ambito di nucleare militare hanno testimoniato di aver vissuto personalmente delle situazioni dove ci sono stati numerosi interventi degli extraterrestri nell'ambito appunto del nucleare militare, disattivando addirittura intere basi. Questo ad esempio è successo a Malmstrom, una base militare nel Montana negli Stati Uniti, dove nel 1967 questa base, una volta sorvolata da dischi volanti, è stata completamente resa inattiva. E di questo, ripeto, esiste addirittura un intero libro con tutti gli incartamenti militari che testimoniano questo fatto. Il libro si chiama Faded Gent,
quindi il gigante è caduto. Per cui bisogna, cioè noi abbiamo bisogno di questa informazione che purtroppo non circola. Questa notizia del 2010 in Italia di fatto è stata completamente sommersa da quella sciocchezza dell'ambasciatore ONU per gli extraterrestri. Evidentemente qualcuno voleva o non voleva che in Italia questi fatti si sapessero. E c'è stato il professor, il ricercatore Robert Hastings, americano, che in quell'occasione presentò il suo libro Gli UFO e il nucleare, che è un tomo, sarà spesso almeno 7 centimetri, di tutti gli incidenti che hanno coinvolto il militare, il nucleare e gli extraterrestri. Io stesso nel 1994 con Giorgio Bongiovanni, cioè, siamo stati introdotti in una base nucleare russa militare a circa 2 ore di macchina da Mosca, e il comandante ci ha ricevuto nel suo ufficio testimoniandoci che sulla sua base operavano, una base gigantesca, di fatto era una vera e propria città con migliaia di militari, sopra i silos di lancio spesso e volentieri c'era la presenza degli oggetti volanti extraterrestri. E questo comandante ci ha detto: guardate, noi abbiamo provato a sparargli con la contraerea, ma di fatto se gli tiravamo caramelle o coriandoli era la stessa cosa. Quindi l'aviazione extraterrestre assolutamente controlla e fa sì che questi incidenti non diventino distruttivi a livello globale, così come so con certezza assoluta che sono intervenuti anche nel disastro di Fukushima, perché da ricerche che ho fatto io a livello personale ho saputo che in realtà le barre di combustibile nucleare non sono dentro alcune perlomeno non sono dentro la centrale. Lo tsunami le ha portate fuori e sono nel fondale del Pacifico, e il Pacifico sta bollendo in quel tratto di mare con una moria spaventosa di pesci che gli impiegati della TEPCO continuamente tolgono per far sì che questo disastro terrificante non sia visibile. Quindi le situazioni e gli inganni su tantissime cose sono... Ma se ci hanno ingannato pure su questo referendum delle trivelle, voglio dire, per favorire le compagnie e le aziende petrolifere, voglio dire, a livello di segreti di questa portata ci sono forze e impegni ben più ampi per tenere la popolazione all'oscuro di quanto accade. Ma scusa Pier Giorgio, gli extraterrestri ci stanno aiutando come nei confronti di Fukushima? Hanno di fatto limitato enormemente la diffusione della radioattività, perché se no a quest'ora vi faccio notare, forse non lo sapete Ugo, a Chernobyl c'erano 180 tonnellate di combustibile nucleare, a Fukushima più di 1700, 10 volte di più, quindi ti lascio immaginare la portata del disastro di Fukushima. Quindi sono intervenuti per mitigare, loro non possono cancellare tutto, perché comunque noi abbiamo, secondo la legge di causa e effetto, dobbiamo raccogliere l'amaro frutto delle nostre follie, però loro agiscono entro quel limite che impedisce la completa distruzione sia del pianeta che l'estinzione del genere umano. Non possono violare la legge del libero arbitrio, però diciamo che agiscono in una linea di confine, facendo sì che il disastro non diventi globale. Cioè loro sono qui per impedire la distruzione del pianeta e l'estinzione massiva dell'umanità, cioè proteggere tutte quelle persone che con le loro azioni a favore della vita e il loro impegno sociale si stanno guadagnando l'ambito premio che nel linguaggio teologico viene chiamato redenzione, che di fatto non è altro che l'accesso a un livello organizzativo, sociale, interplanetario, evolutissimo, che sarà impiantato da questi esseri anche sulla Terra. Ed è quello che i potenti non vogliono, perché una volta che viene questo, la loro comoda poltrona, i pasti gratis che hanno oggi sfruttando il nostro lavoro, termineranno. Non so se la regia mi consente ancora qualche altro minuto. Allora, possiamo andare ancora 10 minuti, e se voi ci sono ancora altre domande che sono state poste a Pier Giorgio, che sono interessanti. Prego. Io non, regia, per favore, io non le vedo. No, lo leggo io. Non so se questa già te l'ho fatta. Comunque, Anon 0138. Anon Pier Giorgio vuol dire quando non si è messo un nominativo di fantasia o qualcosa, esce anonimo. Sì. No?
Dice, una domanda per l'ospite. I cerchi del grano potrebbero essere una sorta di mappa verso altri mondi? Per Giorgio ci sono anche altre 4-5 domande da fare ancora. Se... Sì, una alla volta. Allora, sì. No, credo di no. Loro non hanno nessun interesse a darci alcuna mappa verso altri mondi, perché già non sappiamo gestire o gestiamo malissimo il nostro. Quindi, siccome siamo dei grandi distruttori... noi siamo assolutamente relegati, anzi ci viene impedito di andare fuori, perché siamo dei distruttori e gente fuori di testa, quindi non ci sono mappe assolutamente. Perfetto. Poi abbiamo Anon 0472 che dice, l'angelo custode che c'è vicino ogni persona sarebbe uno spirito angelico, cioè extraterrestre, che sta vicino a ogni persona? Questa è una domanda, Giorgio, l'ho letta male. Sì, no, le persone, non tutte le persone hanno l'angelo custode. L'angelo custode ce l'hanno solo le persone che lavorano per il bene, non quelle che fanno chiacchiere. Perché se tutte le persone del mondo, soprattutto in Occidente, avessero l'angelo custode, penso che questi angeli custodi sarebbero molto distratti per quanto male si comporta la popolazione e soprattutto i potenti. Ma i popoli sono ugualmente colpevoli, perché sono passivi. Ripeto, basta vedere l'ultimo referendum, dove non capisco perché gli italiani si comportano così, ma di fatto è così. Quindi l'angelo custode ce l'hanno solo le persone che lavorano per il bene. Poi, certo, gli angeli non sono di questo mondo, quindi tecnicamente sono extraterrestri, ma ovviamente stiamo parlando di altre cose, non sono astronauti di altri mondi. Qui dobbiamo parlare di dimensioni, di evoluzione dello spirito, cose molto più complesse. Quindi sono extraterrestri in senso lato, perché non risiedono sul nostro piano esistenziale, ma non sono astronauti extraterrestri. Molto bene, ti faccio le ultime due, perché l'altra l'avevo fatta già prima, Ugo. Pietro dice, ciao Pier Giorgio, cosa ne pensi del pianeta X che, come riportato da alcuni siti che trattano tematiche di confine, starebbe per entrare nel sistema solare? Comunque dice, grazie per tutto quello che ci racconti. Grazie a te, Pietro. Allora, io, da tutte le mie indagini fatte, sto pianeta non esiste. È una grande barzelletta che ci ha raccontato Sitchin, cioè non esiste nel modo in cui ci è stato detto. Ricordo che poco tempo fa una cometa grande quanto il pianeta Terra ha impattato su Giove e non se ne è accorto nessuno. La cosa è stata scoperta casualmente da un astronomo dilettante. Quindi entra nel sistema solare un corpo grande quanto il pianeta Terra, impatta su Giove e la NASA non se n'è accorta. La notizia, ribadisco, è venuta fuori, è stata riportata dai giornali più importanti, compreso il Corriere della Sera, è stata scoperta da un astronomo dilettante. Quindi secondo me il Nibiru degli Anunnaki, così come Zaccaria Sitchin, massone, che ha scritto una grande favola ma dicendo un sacco di fesserie, d'altronde non è che perché uno legge il Sumero poi capisce tutto, perché sennò dove lo mettete voi la fatica dello studio a scuola? Perché noi studiamo in italiano e non è che perché leggiamo in italiano dopo capire la matematica, la fisica, la chimica ci è facile. Dobbiamo avere delle basi ben salde sulle varie scienze, quindi non è che perché Sitchin leggeva il Sumero allora lui capiva tutto. Sitchin non aveva nessuna base per comprendere scienza astronautica, astronomia, cosmica e così via. E in più era un massone, il che lo rende personaggio molto sospetto. Io l'ho conosciuto di persona e quindi posso portare in relazione a questo non solo le mie conoscenze, le mie indagini, ma anche una relazione diretta che ho avuto con lui, seppur breve, negli anni 90. Credo che esista qualcosa, ma che non sia il pianeta X degli Anunnaki, ma bensì un asteroide che si avvicinerà alla Terra e che fa parte del corpus profetico dei messaggi della Santissima Vergine, soprattutto nel messaggio di Garabandal. E dopo il mio padre spirituale Eugenio Siragusa gli fu spiegato dagli extraterrestri che questo avvertimento, che cominciava con la lettera A, era un asteroide. Quindi credo che quello, il corpo che entrerà nel sistema solare, non è il pianeta X, non sono gli Anunnaki, perché così come ce li ha descritti Sitchin, gli Anunnaki sono un branco di imbecilli, non degli esseri evoluti, perché si portano i minatori sulla Terra quando
Oggi anche la Fiat fa le automobili, le Panda le fa con i robot che non scioperano, non mangiano, non dormono, non si stancano. Quindi non vedo perché dei cretini che hanno la scienza interstellare dovevano caricare i minatori sull'astronave con tutto quello che comporta, dargli da mangiare, dargli da bere, costruirgli delle case, si riposano. Infatti alla fine fanno sciopero. Insomma, bisogna essere, come posso dire, molto leggeri per accettare una storia così assurda e assolutamente illogica da un punto di vista tecnico-scientifico. Quindi ci sarà un corpo che entrerà nel sistema solare, ma non è il pianeta X, ma sarà un asteroide. Credo anche, da informazioni che io posseggo, che esista un corpo con questo nome, ma che in realtà si tratti di una gigantesca stazione extraterrestre. Questo è più plausibile in relazione a ciò che Sitchin leggeva sulle tavolette sumeriche, ma non sarà questa stazione a provocare i disastri nel sistema solare, sarà il terrestre. I terrestri sono la causa dei disastri del nostro mondo, non buttiamola su altra gente. Io, Giorgio, scusami se ti interrompo, ci sono delle, credo, voglio dire, delle valutazioni, loro la chiamano, gli astronomi, mi pare argomento del perielio, e cioè alcuni pianeti, cioè alcuni satelliti, alcuni asteroidi meglio, che sono, diciamo, diversi da quelli presenti nella fascia di Kuiper, mi pare che si dica così. Sì, fascia di Kuiper. Hanno, diciamo, un movimento ellittico, tanto che il perielio, cioè il punto più vicino al Sole, mi pare di poter dire, intersechi alcuni pianeti secondo il piano, sì, o sopra o sotto, eccetera. Io su questo... Scusa, sì, è finito, Ugo. Sì, no, solo la domanda ti volevo porre, giusto per capire. Sì. Com'è possibile che ci siano queste diciamo, onde così ellittiche, e cosa può influenzarle se non una superterra o un superpianeta che magari ne condiziona? Intanto da poco è stato annunciato agli astronomi che i pianeti del Sistema Solare sono più di 9, il che finalmente conferma un'informazione che gli extraterrestri diedero già a George Adamski, cioè che i pianeti del Sistema Solare erano 12 e non 9, quindi ne abbiamo scoperto un altro. Poi, nell'ambito dell'analisi della situazione delle onde, dei planetoidi, degli asteroidi e così via, vorrei ricordare che anche l'equilibrio cosmico è regolato dalla legge di causa ed effetto, ma non solo, ci sono esseri enormemente evoluti, noi li chiamiamo Dio, ma esseri evoluti che sono al di sopra delle leggi e che secondo i loro progetti e secondo le necessità di equilibrio della creazione, loro hanno a disposizione tutta una serie di corpi naturali che servono per gestire questa armonia. Ad esempio, ci hanno rivelato che nell'antico passato, quindi in tempi di cui noi non abbiamo assolutamente memoria, altri due corpi celesti caddero sulla Terra, distruggendo prima l'antichissima civiltà di Mu e dopo l'antichissima civiltà di Atlantide 12.500 anni fa circa. Quindi noi di fatto, Ugo, non sappiamo quasi nulla di come funziona il cosmo. Siccome ignoriamo completamente la scienza dello spirito e pensiamo che tutto l'universo sia una grande macchina meccanica, quindi non intelligente, regolata da pesi e contrapesi, non è così. Le leggi che governano la creazione sono intelligenti e si adattano, secondo la legge di causa effetto, a ciò che le varie umanità che abitano sui pianeti fanno. Quindi, un po' così ironizzando, potrei pensare questo: gli esseri di luce che governano questo sistema hanno una grande tavola da biliardo con alcune palline da utilizzare e tirare nel momento che questo dovesse essere utile, per riportare equilibrio e armonia laddove, a causa della legge di libero arbitrio, umanità scellerate come la nostra portano disequilibrio. D'altronde ricordo anche che esiste un documento dell'8 luglio 1947, documento pubblicato dall'FBI nel 2011, che in 9 punti spiega la visita extraterrestre e al secondo punto, molto importante, dice: gli extraterrestri sono qui per contemplano sul riassestamento di questo piano esistenziale. Ora, contemplare è un termine
Perché uno scienziato che lavora in ambito scientifico militare usa questo termine? Perché sono esseri potentissimi, quindi contemplano, cioè ragionano su cosa fare per riportare equilibrio laddove noi lo stiamo dissestando. Quindi un documento militare. Altro documento che vorrei ricordare è un documento datato del 3 marzo 1942 addirittura, dove il potentissimo generale Marshall, eroe della Seconda Guerra Mondiale, scrive un memo al presidente Franklin Delano Roosevelt dicendogli: abbiamo recuperato due dischi volanti, uno l'abbiamo trovato nelle colline vicino a Los Angeles, le colline di San Bernardino, e uno l'abbiamo recuperato in mare. E dice il generale che di aver istituito una commissione di studio sui veicoli di origine interplanetaria. Quindi il problema è sempre quello, Ugo, non siamo informati su questi fatti. I grandi media tacciono su tutto questo, ma al povero ricercatore che ci dedica il giusto tempo e il giusto sforzo, poi queste cose vengono fuori e quindi si può arrivare ad avere un quadro generale di tutta questa incredibile situazione dove tutta l'umanità di fatto è una massa di polli in batteria gestiti da un gruppo di criminali di altissimo livello che con la nostra vita ci fanno quello che vogliono. Bene, Ecco il nostro pianeta. io credo, se Rosario Un mi dà attimo l'ok. soltanto perché volevo portare i saluti di Eros a Pier Giorgio, che ci ha Grazie Eros. raccomandato Eros. Eros Grazie Eros, un fatto. abbraccio. Un Sì. abbraccio. E poi c'era un'affermazione ultima della domanda e chiudiamo riguardo allora di Anon 4214 che dice: ricordiamoci che le profezie identificano la Chiesa Cattolica e Roma è la grande meretrice. Questa è Ma un'affermazione. assolutamente no, questo è un discorso da fanatici antireligiosi, non è vero. La Chiesa Cattolica non è Cristo, Cristo è universale, Cristo è di tutto il cosmo, quindi identificare nella Chiesa Cattolica l'unico referente rispetto a Cristo è un'assurdità, è una totale mancanza di conoscenze e anche limitazione mentale perché si dimostra che non si è fatto in merito a alcun tipo di studio serio. Tra l'altro, dentro la Chiesa, comunque io ho amici preti, sacerdoti, missionari che sono bravissime persone. La Chiesa, purtroppo, come già disse Paolo VI negli anni 70, il fumo di Satana da qualche fessura è entrato nel regno di Dio, ma non tutta la Chiesa è marcia. La Chiesa è santa, lo vorrei ricordare, e Cristo la proteggerà. Noi fedeli, semmai, dovremmo avere il discernimento di ripulire la nostra Chiesa dai farabutti, massoni, delinquenti, superatici e così via che vi sono dentro. Questo dovremmo fare. Cristo ha istituito la Chiesa universale, la Chiesa di Cristo non sono i mattoni, amici, la Chiesa di Cristo è l'uomo, il genere umano, questa è la Chiesa, il corpo mistico di Cristo. Quindi non limitiamoci a frasi fatte, lette su internet da qualche ignorante che poi non sa manco di cosa sta parlando. Dobbiamo essere molto seri perché questi sono discorsi molto seri, ben saputi dai militari. Infatti, in tutte le super commissioni segrete di studio sugli extraterrestri vi sono sempre anche dei teologi, e questo dovrebbe dirla lunga. Bene, Rosario, io credo che prima di salutare il nostro graditissimo ospite, vorrei, se c'è ancora un po' di tempo per stare con noi, vorrei passare la parola a Massimo Bonella se ci sono delle ultime notizie. Pronto, Massimo? Sì, siamo in onda alle 19:49, riprendo la linea da Radio Faro Veneto, .it, pianeta Oggi TV. Vi do subito una news in breve perché vedo che siamo fuori tutti i tempi. Dunque, parliamo di giornalismo. L'Italia perde 4 posizioni nella classifica di Reporter Senza Frontiere sulla libertà di stampa nel 2016, scendendo dal 73esimo posto del 2015 al 77esimo su un totale di 180 paesi. Riprenderemo questa notizia nell'edizione delle ore 22. Alle 18:50 restituisco la linea, credo, a te, Ugo, per le conclusioni. Un saluto da Venezia, da Radio Faro Veneto. Grazie. Io credo di poter dire che pochi saranno i giorni di benessere per metabolizzare quanto abbiamo ascoltato. Poi sorge di nuovo un bisogno impellente di ascoltare di nuovo il nostro
graditissimo amico per Giorgio. Grazie, ti abbraccio caramente. Magari potremmo fare un'altra trasmissione, perché i documenti che ho scoperto sulle spedizioni naziste in Tibet e su quelle sovietiche dopo, su quello che hanno fatto gli americani, è pazzesco. In relazione all'Eldorado è veramente pazzesco. L'Eldorado è la terra cava. Magari potrebbe essere l'argomento di un prossimo programma. Prometti un prossimo vicinissimo incontro, così ne parliamo. Sì, poi lo programmiamo. Grazie un bellissimo, grazie, e ti salutiamo tutti quanti. Salutiamo naturalmente i nostri ascoltatori per averci seguito. Ringraziamo Rosario Morino per la regia, ringraziamo Massimo Bonella, responsabile di pianetaoggitv.net. Ringraziamo tutti quanti per averci dato un ascolto. Grazie a voi tutti, amici, un grande abbraccio a Rosario, a Massimo e a te, Ugo, e a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio caro, grazie. Benissimo, allora siamo andati oltre tempo massimo, perché era troppo interessante l'argomento per non dare risposte a chi ci ascolta e chi segue queste notizie, queste informazioni. Bene, un caro saluto a tutti quanti che ci ha ascoltato, e il podcast lo potrete riascoltare penso già da domani sera, se riesco a lavorarlo, su YouTube. Via con la sigla allora.